anche perché la cultura del nostro territorio funziona così. Caro consigliere, faccio 2 minuti di attenzione e poi vado a far culo. Caro consigliere, lei non mi può interrompere perché io non sono finito. Oppure, presidente, lei deve sapere che il succhio del discorso, poi nel domani vi ci otteniamo a Lombardia e abbiamo mandato un succhio di frutta, mi pare quello giusto. Questa mi ha fatto vedere la telecamera, un consigliere che appella un altro consigliere e gli dice: caro consigliere Noto, io non ho capito quello che vorrebbe fare lei o che volesse fare lei. Lei vorrebbe unire l'utero al dilettevole. E la mi ha la mano. Ragazzi, alla prossima. Collegio Bernese una volta, l'edificio ha mantenuto la vecchia denominazione. Ora abbiamo il nome di una regina. Regina Elena? Sì. Che non c'entra con Gioia. Vabbè, ora facciamo vedere. parliamo, è un magistrato. Allora, ora si chiama Liceo delle Scienze Umane. E se devo dire qualcosa relativamente alla manifestazione di oggi, proprio le scienze umane, se non vogliono rimanere una specie di belletto retorico, sono l'ambiente migliore dal punto di vista culturale per riflettere su problematiche legate alla legalità. L'aspetto umano è ciò che invece viene a mancare, è rimasta la buccia, è rimasta la copertina, no? Il frontespizio dei problemi che vengono affrontati a scuola, ma si perde di vista invece la possibilità per i nostri alunni, per i nostri docenti e per i genitori dei docenti di confrontarsi con persone che credono nella possibilità di cambiare le cose. L'ignoranza, la malversazione, la prevaricazione, la mafia e tutto questo. La scuola crede che si possa combattere. Innanzitutto, poco fa, c'erano delle domande, fioccavano delle domande. Io penso che una delle risposte potrebbe essere: studiate di più, costruite una testa libera, una testa consapevole, una testa che sa dire no. Minchia.